Allora, buonasera a tutti. Do la parola al segretario Fabrizio Del Dotto per fare l'appello. Sì, buonasera anche da parte mia. Procedo con l'appello nominale, iniziando a verificare la presenza del sindaco Alessandro Del Dotto. Presente. Boccardo Andrea. Presente. Menchetti Jacopo. A questo qui. 5-6 Tommasi Tamara. Presente. Pedonese Federico. Presente. Grazie. D'Alessandro Gloria. Maggi Fabrizio. Dalle Luca Graziano, Presente. Rombi Nicola, Benedetti Angelo, Presente. Gemignani Patrizia, Lemmetti Presente. Eleonora, Giunta Marco, Rugani Michela, Lunardelli Marco, Presente. Favilla Andrea, Presente. Bertola Giampaolo, Iacomini Alberto, Presente. Di Giusto Fabrizio. Presidente, sono arrivata. Va bene. Gloria D'Alessandro, presente. Okay. Erra Riccardo. Presente. Mancini Marcello. Andreini Mario. Presente. Micheli Riccardo. Presente. Matteucci Alberto. E da Prato Niccolò. Accetto il raggiungimento del numero legale, essendo presenti 15 consiglieri. Dichiaro aperta la seduta e passo la parola al presidente Favilla. Grazie segretario. Allora, intanto nominiamo gli scrutatori che sono la consigliera Patrizia Gemignani, la consigliera Gloria D'Alessandro e il consigliere Riccardo Erra. Ho avuto comunicazione da parte di tre consiglieri che saranno assenti alla seduta: la consigliera Rugani, Michela, il consigliere Matteucci Alberto e il consigliere da Prato Niccolò. Che tra l'altro gli vorrei fare gli auguri, come non so se tutti i consiglieri lo sanno, è diventato papà da ieri. Allora, detto questo, insieme al consigliere Pedonese che me l'ha proposto, insieme anche alla presidente della Commissione Pari Opportunità, la consigliera Gloria D'Alessandro, se siamo d'accordo, proporrei un minuto di raccoglimento, essendo oggi la giornata contro la violenza sulle donne. Mi sembra che sia giusto e opportuno sottolineare questa tragedia che purtroppo succede tuttora. Dall'inizio dell'anno più di 100 donne sono state uccise e più tutte quelle che ogni giorno subiscono dei maltrattamenti all'interno delle mura domestiche. Quindi io mi sento a nome appunto di tutto il Consiglio Comunale di fare un minuto di raccoglimento per le più 100 donne, ma io direi non solo italiane, ma di tutto il mondo a questo punto che quest'anno ci hanno lasciato a causa della violenza che hanno subito. Grazie. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni, richieste di informazioni e dichiarazioni. Si è prenotato il consigliere Angelo Benedetti.
Buonasera a tutti. Volevo domandare alcune cose all'assessore Marcello Pierucci. Uno, a che punto è l'asfaltatura di via Olivella all'Ido di Camaiore? E l'altra, visto che l'altra volta ho segnalato la fontana di via Fonda, volevo segnalare anche lo stato un po' di degrado della fontana che si trova in via Cesare Battisti, angolo sempre via Fonda, di fronte all'appaltino. Se era possibile anche lì metterci mano, facendo un po' di manutenzione, credo anche con gli operai del comune. Grazie. Grazie consigliere Benedetti. Non vedo l'assessore Pierucci. Lei diceva via Olivella a Capezzano, giusto? Sì, presidente, via Olivella a Capezzano. Ecco, bene. Non so se può prendere nota il sindaco delle comunicazioni. Allora, presidente, prendo nota io della comunicazione all'assessore Pierucci per quanto riguarda la via dell'Olivella. Per quanto riguarda però la fontana che segnalava adesso il consigliere Benedetti all'incrocio tra la via Battisti e la zona, insomma, lì del centro storico, dell'ex ristorante centro storico, credo che ci sia un problema sulla proprietà di quella fontana, perché non credo che sia il comune. Lo dico al consigliere perché quando abbiamo iniziato, e ora è in corso di ultima azione, poi Gabriele Bardaccini, l'assessore, lo sa meglio di me, il percorso sulla valorizzazione delle fontane, in quel frangente avevamo studiato una formula di decoro di quella fontana, ma non è stato possibile perché la proprietà del Bed and Breakfast si è opposta rivendicandone la proprietà e sembra che non sia di proprietà pubblica. Lo dico perché magari facciamo un approfondimento, ma potrebbe essere che non possiamo metterci le mani. Grazie sindaco. Allora, ci sono altri consiglieri che chiedono la parola per le comunicazioni? Io. Consigliere R, prego. Ma io una comunicazione, visto che non c'è Pierucci, la faccio al sindaco. Volevo chiedere se sia l'acquisizione a patrimonio dell'ultima parte della strada di Cecchelli a Marignana. Cioè, praticamente lì esiste una strada che arriva quasi alla fontana e è comunale, e da lì in su non è più comunale, e la gente che vi abita, che ci vuole fare interventi, che vuole mettere le luci, non lo può fare ce la fa proprio spesso. Non lo ritengo giusto. Ritengo giusto invece che il comune l'acquisisca a patrimonio e realizzi tutte le infrastrutture necessarie in una zona già parecchio abitata, è divenuta molto abitata in questi anni. Grazie. Allora, l'assessore Pierucci non c'è, quindi darei la parola al sindaco. Prendo ovviamente nota di quello che diceva il consigliere Erra. Ricordo che l'acquisizione al patrimonio pubblico di viabilità in generale è un tema non solo che è disciplinato da degli atti regolamentari, ma poi richiede anche delle puntualissime valutazioni di interesse pubblico da tutte da discutere, il che non esclude che si possa fare, però lo ricordo perché siamo in tempi di campagna elettorale e non vorrei trovarmi con 30 richieste di acquisizione di viabilità private. Però so che l'assessore, tra l'altro, di questa cosa si era già fatto carico, probabilmente anche insieme ad altri consiglieri comunali che se ne stavano occupando, quindi magari, ecco, io glielo riporto, poi sarà cura dell'assessore, magari al prossimo consiglio comunale, relazionare su questa comunicazione. Grazie. Consigliere Iacomini. Grazie presidente, buonasera a tutti. Mi rivolgo all'assessore Pierucci, che mi spiace non sia presente, dove gli volevo evidenziare che per la quinta volta in 3 anni il ponticello di via del Giardo è e permane chiuso. Nel consiglio comunale del 13 ottobre scorso, testuali parole, il cemento è maturo, apriamo a breve. Il cemento è maturo, apriamo a breve. Oggi, 25 novembre, a distanza di un mese e mezzo, permane il ponte ancora chiuso. Oserei dire che
da maturo tra poco diventa marcio il ponte, quindi necessita ulteriormente di essere, di protrarsi la condizione di chiusura, causando questo notevole problema ai cittadini. Ricordo che nel frattempo sono state chiuse per lavori altre viabilità e comunque il ponte è ancora chiuso dal 13 di ottobre, quando i tempi dovevano essere maturi. Grazie Presidente. Ma sicuramente a me prenderanno appunti. Allora, Sindaco. Prendo nota di quello che segnala il consigliere Iacomini e ovviamente poi gli farò riferire direttamente magari dall'assessore Pierucci, magari anche al di fuori del Consiglio Comunale, così almeno vengono chiarite un po' le questioni che mi sembrano più tecniche che in questo caso politiche. Grazie. Allora, consigliere Micheli, dopo si è segnato il consigliere Dalle Luche, mi sembra. Consigliere Micheli. Sì, la mia più che una comunicazione voleva essere un chiarimento. Chiedo al dottor Del Dotto, che non è il sindaco ma è il segretario, il conteggio dei consiglieri comunali di maggioranza, se è possibile, e quanto è il numero necessario. Grazie. Certo. Per la validità della seduta è di 10 consiglieri. Ne abbiamo contati 15 all'inizio, dovrebbero essere 15 presenti. Sì, siccome però era stato stabilito che devono essere visibili, io non le vedo i 15 consiglieri visibili. Io le vedo tutti, ascolta, Menchetti, Andreini, Dalle Luche, Pedonese, Micheli, Erra, Iacomini, Patrizia Gimignani, Tamara Tommasi, Marco Lunardelli, Gloria D'Alessandro, Alessandro Del Dotto, Andrea Boccardo e Angelo Benedetti. Io quelli che vedo sono questi. Sono 14 più il sindaco. Allora, sì. A me risultano appunto Del Dotto, Boccardo e Menchetti, che mi sembrano tutti visibili. Tommasi, Pedonese, se posso dare un contributo al consigliere Micheli, bisogna stare attenti che tipo di programmi e che tipo di visualizzazioni si utilizzano. Ok, era solo un chiarimento. Se il numero legale ce l'avete, bene, se no l'opposizione si alza e se ne va. Mi risultano tutti visibili i 15 in questo momento. Sì, Riccardo, considerando che, per fare due conti, Micheli, Erra e penso Lunardelli non fanno parte della maggioranza, ne rimarrebbero 12, tolto il sindaco. Anche Iacomini. Iacomini non ha ancora fatto la tessera da nessun'altra parte che non dove sono. Quindi anche Iacomini sarebbero 11 col sindaco e 10 normalmente. Quindi, se sono questi i numeri ci sono, ecco, nel senso, se poi vi volete alzare lo fate e poi si fa, qualcuno mi chiede il numero legale. No, si aspetta che si spegnano le telecamere e d'amblè tutti e quattro andiamo via, facciamo così. Va bene, io non avrei altre comunicazioni, quindi passerei, se non ci sono altri consigli che hanno la parola, al punto numero 3. Bilancio di previsione 2021-2023, variazione numero 9, assestamento di novembre. Allora... Grazie Presidente di avermi dato la parola. Scusi. Allora, io volevo prendere la parola per un chiarimento su quello che diceva chi era, Iacomini. Allora, Via del Giardo è di nuovo chiusa, era stata riaperta e di nuovo è chiusa per il passaggio del metano. Stanno, non so a che punto sono, se sono arrivati al ponticello, credo che l'attaccheranno per ultimo, però la strada è chiusa perché stanno passando il tubo centrale del metano. Perfetto, grazie. Allora passiamo alla pratica numero 3, se non ci sono altri consiglieri che chiedono la parola, mi sembra di no.
Bilancio di previsione 2021-2023, variazione numero 9, assestamento di novembre. Allora, i relatori sono Pierucci e Mecchi. E penso che però inizia l'assessore Mecchi. Vi ricordo che ci avete 10 minuti massimo da dividere tra te, tra lei, assessore Mecchi, e l'assessore Pierucci. Prego. Sì, va bene, non ci sono problemi di tempi, credo, perché si tratta dell'ultima variazione di bilancio dell'anno 2021, più che assestamento, sì, diciamo l'ultima di fine anno, che l'assestamento di fatto ora lo facciamo alla fine del mese di luglio, l'operazione di assestamento. Un tempo era questa qua di novembre, di fatto ora è una variazione come tutte le altre, dove però andiamo un po' a rivedere tutti i conteggi di fine anno. E qui trovate infatti numerose operazioni che riguardano il personale. Sono spostamenti di capitoli, sia delle spese ma anche delle entrate, a seconda dei movimenti del personale all'interno dell'ente, perché ogni ufficio ha il suo centro di spesa. Per quanto riguarda le entrate, andiamo a contabilizzare, visto che gli incassi sono andati abbastanza bene, 100.000 euro in più sull'IMU, poi vedremo a fine anno. Non avevamo di fatto neanche residui attivi, quindi gli incassi sono buoni anche per quel motivo. Residui attivi che si devono fra l'altro regolarizzare nei primi mesi, perché l'IMU è contabilizzato per cassa. Ecco perché abbiamo anche poi tanti recuperi fra nell'evasione, negli importi che riguardano l'evasione. Un altro, poi ci sono diversi trasferimenti da parte di altri enti, soprattutto della regione in questo caso, che riguardano sia la pubblica istruzione che il sociale, che troviamo pari pari sia in entrata che in uscita. Poi andiamo a finanziare per 100.000 euro, come facciamo generalmente sempre a novembre, i contributi in conto affitti. Quest'anno, fra trasferimenti regionali e stanziamenti nostri, sono più elevate, causa appunto Covid, e anche i contributi che verranno erogati ai richiedenti che riguardano gli affitti. Andiamo poi a contabilizzare insieme alla cooperativa Città di Lucca i mancati incassi da parte loro, sia per quanto riguarda il Covid ma soprattutto per quanto riguarda i nostri mancati aumenti. Sono stati fatte le diminuzioni, poi causa Covid sia nel 2020 che nel 2021 non sono scattati quegli aumenti tariffari previsti. Abbiamo sospeso il tutto, quindi andiamo a contabilizzare anche questa parte. Poi per quanto riguarda le uscite, sono soprattutto integrazioni di importo abbastanza relativo, a parte l'IVA a debito che varia a seconda appunto dei pagamenti che fa il comune, perché sulla parte commerciale andiamo a scontare o pagare l'IVA. Quindi questo è un capitolo che generalmente con le variazioni andiamo a integrare o a diminuire. Ci sono poi maggiori spese postali, poi dicevo piccole variazioni, e poi abbiamo appunto quelle che riguardano il sociale e la pubblica istruzione. Dico già, non trattandosi di grosse variazioni, poi naturalmente ha firmato la pratica a disposizione anche l'assessore Pierucci, due cose riguardo alle variazioni in conto capitale. Quella che ho detto finora riguardava la parte corrente. Abbiamo lo spostamento al 2022 di tre opere che l'ufficio ha ritenuto non essere in grado per diversi motivi di portare avanti entro l'anno, anche se c'è l'impegno di concretizzarle nel 2022. Prima fra tutti, eravamo anche tutti contenti che ci fosse la parte di Via Radicchi, ossia l'acquisizione al patrimonio comunale della demolizione di quell'immobile che riguarda la strettoia. L'assessore ha detto però che entro i primi mesi dovrebbe andare in porto. Poi sono stati trasferiti la messa in sicurezza e riqualificazione della Sarzanese tra via Pennelle e località Dogana, e l'ultimo e il terzo interventi di riqualificazione parcheggi tratti della pista ciclabile. Sono tutti e tre interventi trasferiti al 2022.
Viene dato poi il finanziamento con mutuo alla riqualificazione di via Adua, ambito via Garibaldi e via Trieste, che quindi verrà sicuramente realizzata. Prima era finanziata con alienazioni, ora invece con mutuo. E lo stesso si passa a un finanziamento tutto con avanzo di amministrazione, anche questo che era stato oggetto appunto di plauso da parte del Consiglio Comunale dei primi due immobili che andremo a destinare ad edilizia abitativa per 320.000 euro, e lo stesso anche questo verrà finanziato con avanzo, in avanzo certo. Un'altra cosa importante che viene aggiunta con questa variazione, e questo ho voluto finanziarlo totalmente perché tanto andrà pagato e avevamo ancora una parte di avanzo disponibile, abbiamo inserito anche per il complessivo, lo trovate nell'ultima voce di quest'anno sotto la voce transazione indennità di arricchimento, è per questo che siamo stati condannati, quello che dovrebbe essere il parcheggio di Convitelli, anche questo risale alla vecchia amministrazione precedente di centrodestra, per 438.000 euro. Poi la prossima amministrazione vedrà come utilizzare questa zona, perché ancora di parcheggio non si tratta. Comunque siamo stati condannati a pagare, vedremo una volta formalizzato il tutto come lo faremo, visto però che ci restava una parte di avanzo utilizzabile per gli investimenti, abbiamo già inserito questa spesa nel piano dei lavori pubblici e quindi per la parte di nostra competenza risulta finanziata. Anche questo è stato, diciamo, una previsione che già avevamo fatto in sede di revisione dei residui attivi nel 2015. I problemi che sono sull'avanzo sono quelli sull'utilizzo, perché non tutto l'avanzo che abbiamo a disposizione può essere utilizzato. Questo siamo riusciti ad inserirlo, utilizziamo praticamente totalmente l'avanzo che avevamo a disposizione per quest'anno. Dicevo, c'è anche l'assessore Pierucci disponibile. Comunque quello che ho detto sono le opere più importanti, cioè le variazioni più importanti previste nel piano pluriennale dei lavori pubblici, e vi ho accennato anche quelle più importanti della parte corrente di questa variazione di fine anno. Grazie. Allora, nel frattempo si sono collegati il consigliere Rombi Nicola, il consigliere Maggi e il consigliere Giunta Marco. E mi sembra che non ci sia più il consigliere Boccardo. No, anche il consigliere Boccardo lo vedo in video. Bene, perfetto. E assessore Fiorucci, ha qualcosa da aggiungere? Sì, velocemente sono due cose che per quanto riguarda gli investimenti la variazione è da considerarsi solo tecnica, nel senso che non è che ci sono nuove opere oppure vengono tolte delle opere. L'elemento più significativo è chiaramente la non ancora approvazione del piano operativo, che ci induce a dover spostare all'approvazione del piano operativo due opere, una è quella sulla Sarzanese e una è lo spostamento della pista ciclabile al secco con il nuovo parcheggio in località Tori. Quindi diciamo le due, sostanzialmente si va a spostare due opere legate al nuovo piano operativo e alcuni aggiustamenti sulle fonti di finanziamento. Però si può definire una variazione solo tecnica, quindi non una variazione che incide in modo nel merito sulle opere pubbliche previste per il 2022. Grazie assessore. Allora passerei alla discussione. C'è qualche consigliere che chiede la parola? Invito consiglieri che vogliono la parola di mandare un messaggio nella chat, se è possibile. Bene, non vedo nessuno. Quindi passerei, appunto, le repliche non ci sono, passerei alle dichiarazioni. No, Fabio, sì. Ci sono io, lo vedi che ci sono io? Sì, ma eri al telefono, forse non avevi capito che... Era al telefono. Eri al telefono, oh. Io quando ho visto che te eri al telefono, io sono già passato alla fase successiva, comunque non c'è problemi. Guarda che c'è la mia prenotazione. Non sto scherzando, comunque non c'è problema, ti do la parola. Però ecco, perché stiamo attenti. Intanto ascolta, io voglio rivedere l'immagine perché sei falso, perché al telefono non c'è. Hai capito?
Hai capito? Non dici una cosa. Sono falso, e ho visto non bene sei, che devi dire quello che vedi. Avete sempre il video. Non se l'avete prenotato nel momento in cui allora non ero al telefono. Ma stai scherzando? Dai, si riguarda al VAR, si riguarda al VAR, Riccardo, dai, si riguarda al VAR. Va bene, comunque non c'è problema. Il consigliere Erra, se vuole intervenire, ve lo dico, vale per tutti i consiglieri, magari stiamo più attenti, ok? Prego, consigliere. Non ero al telefono. Magari non ero, stavo scrivendo, ma non era il telefono. Ma io volevo dire solo alcune cose. Cioè, trovo anche abbastanza imbarazzante il fatto che Mackie parli solo di integrazioni, piccole integrazioni. Questa è una variazione da quasi un milione di euro. Cioè, se questa variazione di bilancio la possiamo classificare come piccola variazione, 917 mila euro mi sembra di no. All'interno di questa variazione, come diceva l'assessore, c'è anche l'arricchimento che ha avuto il comune per effetto dell'opera del parcheggio costruito a Gombitelli, e sono stati stanziati questi 400 e tanti mila euro. Soldi, questi 400 e passa mila euro, che sono arrivati a questo livello perché questa amministrazione in 10 anni non ha mai voluto pagare un'opera realizzata da un privato e si è sempre opposta. Quindi, andando avanti nel tempo, fra contenziosi, spese legali, eccetera, perché poi questa è solamente l'acquisizione, poi sono tutte le spese legali. Quindi, se questa amministrazione avesse acquisito subito quell'opera senza andare in contenzioso con l'azienda, magari invece di 413.000 euro se ne sarebbe spesi 100.000 meno. Ora, perché l'assessore Mecchi dice fa parte della vecchia amministrazione centrodestra? Sì, è un'opera che aveva realizzato il centrodestra e la stava portando a compimenti. Voi altri l'avete ereditata e in 10 anni non avete fatto niente, tant'è che i cittadini in quell'area sono privati del parcheggio e sono in difficoltà grazie a quello che non avete fatto voi per 10 anni. E ora mi si viene a dire si sta sistemando un'opera fatta dalla precedente amministrazione facendo capire che era un errore. No, era un'opera fatta bene, magari non aveva seguito gli iter procedurali che doveva seguire, questo io non l'ho visto, però l'opera c'era e andava, secondo il mio punto di vista, liquidata l'azienda che aveva realizzato quell'opera. Non si è voluto far così, l'abbiamo lasciata all'abbandono più totale e questo è il risultato, che i cittadini di quella zona non hanno ancora il parcheggio e in più si spende più di 100.000 euro per avere quell'opera perché siamo stati condannati a pagare. Ma l'avete nel vostro DNA l'abbandono delle opere? Non vi piaceva la rotonda e l'avete disintegrata? La rotonda lì all'incrocio col Belvedere, perché non vi piaceva, per amor di Dio, cambiatela, ma quello che c'era fatelo funzionare, non lo mandate. Non l'abbandonatelo, che poi sono costi che subiamo noi cittadini. Praticamente una variazione che anche questa variazione non parla di investimenti, questa variazione parla solo ed esclusivamente di un incremento importante di spesa corrente e una diminuzione di spese di investimento, tutto quello che un'amministrazione dovrebbe fare. Ci sono, è vero, come ha detto, spostamenti nei capitoli di bilancio di soldi dati al personale, ma secondo me, come prima diceva il sindaco del Dotto, ci avviciniamo alla scadenza elettorale, forse qualche soldo viene destinato da una parte piuttosto che da un'altra per opportunità, non lo so, perché prima lui faceva riferimento al fatto che io chiedessi l'acquisizione a patrimonio di una strada perché siamo in campagna elettorale e diceva che se ne stava interessando Pierucci di quella strada, e quella strada sono anni che i cittadini la vogliono. E sono anni che l'amministrazione non le ascolta. Io mi auguro che quei cittadini vengano ascoltati ora che manca qualche mese alle elezioni. Però per anni non li avete ascoltati e non l'avevate nelle vostre corde l'acquisizione, come non avevate nelle vostre corde niente, come la precedente variazione che abbiamo subito, che abbiamo avuto nel precedente consiglio comunale, e lo stanziamento di un altro contenzioso con il CAB per 2 milioni quasi 100 mila euro. Che avete smentito anche lì il lavoro che avete commissionato ad una commissione che aveva detto di pagarne 1.740.000 euro,
No, però 2 milioni e 100, quindi tanto valeva pagare quello che c'era da pagare, tant'è che l'avevate già anche transato. Quindi dico, una variazione che è l'ennesima variazione di bilancio, l'ennesima variazione che non porta una crescita al comune, ma porta solamente spese, ulteriori spese che i cittadini si troveranno costretti a pagare con le tasse, che sono anche abbastanza salate. Perché c'è da dire anche un'ultima cosa, faceste furbamente, siete stati anche furbi quando aumentaste le tariffe al primo anno di insediamento, è chiaro che poi l'avete mantenute, ma al primo anno di insediamento aumentaste tutte le tariffe che avevate trovato dalla precedente giunta, e vi sfido ad andare a vedere quello che spagavano prima i cittadini e quello che hanno pagato con il vostro intervento. Grazie. Allora, prima di dare la parola a qualche altro consigliere, se la chiede, chiedo scusa al consigliere Erra che non era al telefono, aveva ragione, quindi gli chiedo scusa. Ci sono? Per correttezza, ero convinto, mi sembrava che avesse qualcosa a mano, invece non aveva nulla. Gli chiedo scusa veramente avanti a tutti perché aveva ragione. Allora, ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Se non c'è nessun altro, allora passiamo alle repliche, ma non ci sono repliche perché nessuno ha chiesto parola. Passiamo agli assessori, non so se l'assessore Mecchi vuole aggiungere qualcosa. Certo, perché forse il consigliere Erra non ha visto bene la variazione che andiamo ad approvare questa sera, e poi ha fatto affermazioni che mi sento di smentire. Questa amministrazione, in quanto a tasse, ha lavorato moltissimo ad avvedere la tariffa della Tari, per esempio, e la trova la più bassa. L'altro giorno ho incontrato un rappresentante di un sindacato di categoria e mi faceva presente un problema. Siamo andati a sviscerarlo, la tariffa che applicava il comune di Camaiore era la più bassa. Vada pure a vedere. Quindi quello che ha detto non sa quello che ha detto, perché le nostre tariffe sono rimaste praticamente invariate. Vada a vedere chi governava prima, glielo ho già detto io non l'ho disturbata, glielo ho già detto una volta, quindi stia attento a quando fa certe affermazioni e porti dei numeri, perché solo in base a quelli scusate, sta parlando l'assessore Mecchi, per favore non interrompete l'assessore Mecchi, dai. Consigliere Erra avrà diritto poi nelle dichiarazioni di voto di dire la propria. Solo in base ai numeri, diceva, a delle prove faccia certe affermazioni. Stasera non le ha fatti, quindi le eviti per la prossima volta. Non è vero che è un bilancio che aumenta solo la spesa corrente, gli investimenti li vada a vedere. Sono milioni di euro, ma il territorio ce lo fa vedere. Non sono io che glielo dico, basta vedere i lavori che sono in corso. Ma si parla di 5, 6, 7 milioni complessivi di investimenti che sono presenti soltanto in quest'anno. Io non ho preso in esame i prossimi anni. Ho parlato di piccoli spostamenti perché, a parte due, tre voci, e ho ragione io con quello che ho detto. Ci sono alcune voci un po' pesanti, però per il resto si tratta di aggiustamenti su capitoli, sia in entrata. Sia in entrata che in uscita. Non mi faccia parlare di Gombitelli, non la conosco benissimo neanch'io, ma se avessimo accettato la prima causa ci avremmo rimesso 200-300 mila euro. Infatti, andando a questo livello, mi pare che la richiesta era di 700-800 mila euro. Poi il sindaco, se vuole, sarà più chiaro, ma penso che questa pratica tornerà in consiglio comunale, perché era una gara, mi pare, con un appalto di 90-110 mila euro. Questo era quello che era nel piano pluriennale. Guardiamo a quanto è finito, si parla di 4 volte di più, non c'è ancora niente, quindi vediamola meglio, tanto la rivedremo e tutti avremo occasione di approfondirla. Confermo quello che ho detto e invito il consigliere Erra a verificare meglio prima di parlare e fare determinate affermazioni. Grazie. Allora, passiamo alle dichiarazioni di il sindaco non niente, l'assessore Pierucci non ha nulla da aggiungere. Quindi passiamo alla dichiarazione di voto. C'è qualche consigliere che chiede la parola? Consigliere Pedonese. Sì, grazie Presidente, per dichiarare il voto favorevole alla pratica del gruppo misto.
Qualche altro consigliere che chiede la parola? Per dichiarazione di voto? Non c'è consigliere Erra. Io anche da Alessandro dopo. Alessandro, io non ho preso la parola però. Aveva acceso il microfono, allora mi ha ingannato. Questa volta aveva acceso il microfono. Consigliere D'Alessandro, prego. La faccio di D'Alessandro. Sì, grazie. Naturalmente è per dichiarare il voto favorevole del gruppo consigliare PD alla pratica in questione. E per il resto non mi sento di aggiungere altro, perché quanto detto dall'assessore Mecchi è più che esaustivo. Dal mio punto di vista, e penso dal punto di vista dei cittadini che riconoscono a questa amministrazione quello che di positivo è stato fatto e stanno facendo. Grazie. Grazie consigliere D'Alessandro. Ci sono consiglieri capogruppo che vogliono intervenire? Consigliere Erra. Sì, ma solo per dire due cose. Che io dico la verità e non dico bugie. Quando andate a verificare, quando vi insediaste nell'anno 2012, il primo atto che avete fatto è l'incremento di tutte le tariffe. Qualcosina avete ridiminuito ora con il porta a porta, ma speriamo che continui questa diminuzione. Ora ci sono stati dei contributi e speriamo che questa raccolta differenziata porti al risparmio. Io non sono mica contrario, anzi, se da qui in avanti c'è un risparmio sono contento. Non sono neanche contrario al fatto del porta a porta. Io sempre, quando ho sempre fatto delle affermazioni, ho sempre detto attenti ai contenziosi, perché i contenziosi portano a dei costi, a dei rischi, espongono il comune Camaiore a dei rischi. Io sono d'accordo, se funziona la raccolta differenziata porta a porta, ha funzionato per alcuni aspetti sì e per altri aspetti no, perché se voi altri andate a vedere gli sfalci la gente ora c'è da portarceli, non li vengono più ritirati a casa e c'hanno anche da spendere. Quindi io, che avevo già il porta a porta anche precedentemente al cambiamento da sé adesso, non ho trovato solo giovamenti per il vetro, ma per il resto è stato tutto un peggioramento per me, o perlomeno è rimasto uguale, non è cambiato niente. Quindi forse per le altre famiglie che non l'avevano sicuramente è migliorato. Niente, non dico bugie, dico la verità. Queste qui sono spese correnti. Andate a vedere quanta spesa corrente avete avuto. Fortuna, ve lo dico tutte le volte, che c'è stato il Covid, nella disgrazia avete avuto fortuna, perché siete stati rimpinguati di soldi da trasferimenti statali e regionali che vi hanno portato ad avere tanti soldi, e quindi ringraziateli, che vi avrebbero dato anche la possibilità di investirli bene questi soldi, solamente che secondo il mio punto di vista non avete capacità progettuale e non l'avete dimostrato con l'ultimo parcheggio, con l'ultima rotondina che avete fatto in largo Assunta a Camaiore. Io penso una bruttezza così non esiste, non se ne ha ricordo. Costata peraltro, mi sembra, fa 80 e 90 mila euro. Ecco come li spendete i soldi. Quelli sono soldi che avete investito. E non voglio entrare nel merito della piazza, in piazza 29 maggio, che per il momento, ma mi auguro che cambi, perché siamo tutti d'accordo che una piazza migliora il decoro, eccetera. Ma se questa piazza non cambia aspetto, è veramente brutta, veramente brutta. Quindi io ribadisco, non vedo tutto questo enfasi o questi che i cittadini riconoscono a questa amministrazione di aver saputo progettare bene. Anzi, io parlando mi rendo conto che tanta gente non vi ritiene amministratori che avete governato bene, però può darsi che io mi sbaglio, sono di parte e può darsi, ci mancherebbe altro. Comunque ribadisco, spese correnti alle stelle, nonostante due anni, e questa è stata la vostra fortuna, di Covid che ha praticamente fermato il tutto, e senza un'idea di sviluppo del comune. D'altronde 10 anni che siete qui, e come dice Marco Mecchi, in questo momento dice una cosa giusta, che gli investimenti li state facendo gli ultimi 6 mesi della vostra amministrazione, infatti buttati sul territorio non 5-8 milioni quest'anno e tanti il prossimo anno, ma non li avete mai buttati, forse solo per un discorso elettorale buttate soldi sul territorio. Del territorio non ve ne è fregato niente, basta guardarlo, recatevi nelle frazioni, andate sul litorale. È una devastazione, purtroppo è una amara realtà,
Mi dispiace perché io, se aveste lavorato bene, non ho preconcetti, ve l'avrei riconosciuto, vi dico la verità, anche perché io abito a Camera Iore, se Camera Iore è bella, è decorosa, mi fa anche piacere, non è che non mi faccia piacere. Il mio voto è contrario. Grazie. Allora, prima di dare la parola al sindaco che si è prenotato, vi ricordo a tutti i consiglieri comunali che siamo in consiglio comunale anche se siete a casa e che quindi non siamo la sagra della purpurina. Quindi vi prego veramente di tenere un comportamento consono all'istituzione che è il consiglio comunale. Quindi mi raccomando, non è che potete metterti a cucinare o fare cose del genere. Quindi invito i consiglieri a essere seri. Prego, sindaco. Grazie Presidente, ma io in realtà vorrei sottolineare un ottimo lavoro che è stato fatto in questi anni. Abbassate un attimo gli audio qui, almeno se no si sente un ritorno pessimo. E, dicevo, vorrei ringraziare intanto Marco Mecchi e l'ufficio finanziario per il lavoro che è stato fatto finora, perché c'è sempre un dato tecnico che sottovalutiamo e che è tutto il lavoro che c'è nelle retrovie per portare a casa alcuni risultati importanti come quelli che poi sanciscono gli equilibri finanziari delle gestioni economiche del comune. Io lo dico molto apertamente, al di là di questa cosa che il consigliere Erra tutte le volte deve parlare della fortuna del Covid, io mi vergognerei fossi un politico a parlare della fortuna del Covid con tutto quello che succede. Consigliere Erra poi dopo prenderà la parola nel caso per parlare. Però io devo dire che questo è un'interpretazione che non condivido. Perché si potrebbe non semmai dire che ci sono state delle situazioni talmente critiche. Se hai una bassezza, hai detto una bassezza, caro. E voler aiutare anche gli enti locali a evitare i dissesti dovuti alla grave crisi economica che il Covid si è portato dietro insieme ai morti. E non è una fortuna. Io non mi sarei mai augurato di vivere questo periodo, va bene, per mantenere l'equilibrio economico di questo comune. Fatto questa breve parentesi nell'annunciare ovviamente il mio voto favorevole, voglio anche dire che quello che poi arriva in questi ultimi mesi è anche frutto, come sempre lo è stato tra l'altro, di un lungo lavoro, perché dal parcheggio di Gombitelli che è finalmente arrivato a una soluzione dove ci veniva chiesto di pagare 800.000 euro e ne usciamo pagandone poco più di 400, al CAB dove ci veniva chiesto di pagare 6 milioni e abbiamo pranzato poi alla fine a 2 milioni, io credo che ci sia un po' anche da riconoscere i meriti di un certo tipo di lavoro politico. Ecco, lì vedo in realtà i pregiudizi che sono tipici, tutti tipici tra l'altro di una campagna elettorale che, se questi sono i toni, sarà veramente veramente triste per il nostro comune, per la nostra comunità, e io ovviamente sarò a presidio del fatto che questi toni non appartengano al futuro di Camaiore. Detto questo, ovviamente nel ribadire il mio voto favorevole, ci tengo davvero a ringraziare Marco Mecchi e l'ufficio finanziario per il grande lavoro che è stato fatto e che accerta di nuovo in questa grave situazione una gestione equilibrata e sensata delle economie pubbliche. Grazie. Grazie sindaco. Io non avrei nessun altro consigliere capogruppo che mi chieda la parola, quindi darei la parola al segretario. Abbiamo una doppia votazione perché c'è una votazione sulla pratica e l'immediata eseguibilità della pratica, quindi doppio voto. Prego segretario per l'appello. Alessandro Del Dotto. Favorevole, favorevole. Boccardo Andrea. Favorevole, favorevole. Menchetti Jacopo. Favorevole, favorevole. Tommasi Tamara. Favorevole, favorevole. Pedonese Federico. Favorevole, favorevole. D'Alessandro Gloria. Favorevole, favorevole. Maggi Fabrizio. Favorevole, favorevole. Dalle Luche Graziano. Favorevole, favorevole. Rombi Nicola. Favorevole, favorevole. Benedetti Angelo. Favorevole, favorevole. Gemignani Patrizia. Favorevole, favorevole. Giunta Marco. Favorevole, favorevole. Lunardelli Marco. Contrario, favorevole. Favilla Andrea. Sì, sì. Iacomini Alberto. Contrario, favorevole.
Erra Riccardo. Contrario, favorevole. Andreini Mario. Favorevole, favorevole. Micheli Riccardo. Contrario, favorevole. I voti favorevoli alla pratica sono stati 14 e 4 i contrari. L'immediata esecutività è stata decretata all'unanimità. Grazie, quindi la pratica è passata col voto favorevole di tutti i consiglieri comunali, ad eccezione fatta dei 4 consiglieri appartenenti all'opposizione, ovvero Erra, ovvero Micheli, ovvero Lunardelli e il consigliere Iacomini. Mentre l'immediata esecutività è stata approvata da tutti i consiglieri presenti. Passiamo al punto numero 4. Lavori di somma urgenza per abbattimento di alberature pericolose lungo la scarpata lato monte del tracciato stradale caso di Trescogli a Camaiori. Riconoscimento della spesa. Approvazioni. Do la parola all'assessore, all'assessore Pierucci Marcello. Sì, praticamente si è dovuto intervenire lungo la strada di Casoli Trescolli con l'abbattimento di una serie di piante estremamente pericolose. La ditta che è intervenuta è la ditta Poseidon di Viareggio. L'intervento è di circa 59.000 euro, per la precisione mi sembra 59.300 euro. In sostanza una messa in sicurezza di tutto quel tratto stradale che aveva già visto parecchie piante cadere nei giorni precedenti al maltempo. Lì molte sono aree private e quindi successivamente il comune interverrà in danno e spesa con i costi a carico chiaramente dei privati. Grazie assessore. E nel frattempo è arrivato anche il consigliere Marcello Mancini, mentre il consigliere Tommasi è uscito un attimo. Qualche consigliere chiede la parola? Consigliere Erra. Mi va? Sì. Allora, no, volevo dire, sì, io relativamente a quel tratto di strada, se andate indietro nel tempo, andate a vedere o prenderete nota, come prendete nota ogni qualvolta vi si segnala un problema. Il 27 gennaio del 2020 denunciai quel grosso pericolo che esisteva in quell'area e chiesi che venisse effettuata la potatura di tutte questi ontani che si trovano in quell'area e che avevano raggiunto altezze molto elevate e pendevano molto pericolosamente sulla strada che da caso riporta a Trescolli. Mi fa piacere che si sia provveduto, ma anche ora si è provveduto con quasi 2 anni di ritardo. Io sono favorevole al fatto che si sia fatta questa opera. Certamente arrivate sempre, come si dice, dopo il carro, cioè quando uno vi segnala un problema, e c'è stato anche sono anche caduti degli alberi in quell'area che hanno messo a rischio anche l'incolumità delle persone. Quindi favorevole al fatto che sia stata fatta questo abbattimento di questi alberi pericolosi, ma doveva essere fatto o perlomeno qualche mese dopo, da quando nel gennaio del 2020 presentai questa interrogazione alla quale mi fu risposto che avreste preso nota. Come a tutte le interrogazioni prendete nota, a tutte le comunicazioni prendete nota e poi non fate niente, però questa volta dopo quasi 2 anni avete fatto qualcosa, quindi grazie, io sono favorevole a questa cosa. Grazie, io non avrei nessun altro consigliere che chiede la parola, quindi a questo punto passiamo alle repliche, credo non ci siano repliche. E quindi passerei la parola, non so se l'assessore vuole aggiungere qualcosa, no? E il sindaco, no? Alle dichiarazioni di voto? Se non c'è nessun consigliere che chiede la parola, c'è da votare anche l'immediata eseguibilità della pratica. Do la parola al segretario del DOT Fabrizio. Del DOT Alessandro? Favorevole, favorevole. Boccardo Andrea?
Favorevole, favorevole. Menchetti Jacopo. Favorevole, favorevole. Tommasi Tamara. Favorevole, favorevole. Federico. Favorevole, favorevole. D'Alessandro Gloria. Favorevole, favorevole. Maggi Fabrizio. Favorevole, favorevole. Dalle Luche Graziano. Favorevole, favorevole. Rombi Nicola. Favorevole, favorevole. Benedetti Angelo. Favorevole, favorevole. Gemignani Patrizia. Favorevole, favorevole. Giunta Marco. Favorevole, favorevole. Lunardelli Marco. Favorevole, favorevole. Favilla Andrea. Sì, sì. Iacomini Alberto. Favorevole, favorevole. Erra Riccardo. Favorevole, favorevole. Mancini Marcello. Favorevole, favorevole. Andreini Mario. Favorevole, favorevole. Micheli Riccardo. Favorevole, favorevole. Tutti i 19 consiglieri hanno espresso voto favorevole per l'approvazione della pratica e per la immediata esecutività. Grazie, quindi la pratica è passata all'unanimità in entrambe le votazioni, sia per la pratica sia per l'immediata esecutività. Passiamo al punto numero 5. Illustra sempre la pratica assessore Pierucci, lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico presso la scuola materna Girasoglio, riconoscimento delle spese e approvazione. Prego, assessore. Allora, in questo caso praticamente siamo in presenza di un problema elettrico sulla scuola materna Il Girasole a Capezzano. Dispiace che una scuola nuova praticamente, fatta da poco più di 12 anni, praticamente l'impianto elettrico è già stato rifatto completamente, il tetto è rifatto completamente. Purtroppo qualcosa in quella scuola non ha funzionato e quindi anche in questo caso abbiamo dovuto fare una somma urgenza per un primo ripristino e messa in sicurezza di una parte, i corridoi praticamente che conducono all'ala della scuola. Successivamente sarà fatto invece l'intervento complessivo per la sostituzione di tutto l'impianto e riserviranno circa una decina di mila euro che però verranno eseguiti con regolare gara, quindi chiaramente con la somma urgenza ci siamo limitati a solo alla messa in sicurezza come prevede la norma, chiaramente in tema di somma urgenza. Bene, grazie. Qualcuno chiede la parola? Consigliere Erra. Sì, effettivamente, come diceva Pierucci, la scuola ha avuto parecchi problemi in questi anni, perché io ogni anno c'è qualcosa da farci, ma ora io dico, va bene, siamo d'accordo nel metterla in sicurezza e sistemare l'impianto elettrico, ma perché sempre con questa somma urgenza? Cioè, non era, cioè, visto, capito che quella scuola è stata costruita male e ha delle problematiche, ma non si poteva fare, mettersi lì, controllarla, verificarla e rifarla completamente, perché qui tutti gli anni si sommano spese a spese, spese a spese, io non so quanti soldi ci sono già stati buttati, quando per somma urgenza, quasi tutte per somma urgenza se non mi sbaglio. Quindi dico, una volta appurato che quella scuola magari è stata costruita male, perché se ha tutti questi problemi è stata costruita sicuramente male, non ci si poteva mettere lì invece che farla in somma urgenza, che poi le somme urgenze tante volte portano incrementi di costo, programmare bene la manutenzione e poi sistemare quello che andava sistemato. Tutto qui. Grazie, faccio un piccolissimo intervento io. Allora, tutto chiedo che quando si parla della sicurezza dei ragazzi non bisogna pensarci più di una volta. Intervenire immediatamente. L'altra cosa, sono d'accordo con il consigliere Erra nel dire che magari sta costruita non perfettamente, però ecco, bisognerebbe chiedere, siccome mi sembra i lavori siano del 2008, 2009, 2010,
Bisognerebbe chiederlo non a noi, ma a chi c'era prima ad amministrare, perché è stata costruita in questa maniera. Quindi magari lei lo può chiedere anche direttamente in maniera meno ufficiale rispetto al Consiglio Comunale. Io ho detto questo e basta. Comunque sono perfettamente d'accordo in entrambe le cose, nel senso sia di intervenire... Ma io dico, io posso dire quello che mi pare. Io dico, come lei dirà... Come lei dirà... Io non ho chiesto niente. Io non ho chiesto, niente, metti in bocca a che non ho detto, scusate. Così, parlo io. Io ho detto che giustamente sono d'accordo con lei che la scuola è stata fatta male, perché ci sono stati anche dei problemi al tetto, che sono stati fatti diversi soldi che... E comunque quando ci sono di mezzo i ragazzi, non bisogna stare a pensare di fare o non fare, bisogna fare. Punto. E poi dopo capire quali sono, quali possono essere i problemi, perché dove ci sono i ragazzi la sicurezza deve essere massima, senza se e senza ma. Bisogna intervenire e poi dopo vedere le varie responsabilità. Consigliere Mancini. Sì, grazie Presidente, ma io non volevo intervenire francamente su una pratica come questa, perché condivido pienamente l'intervento del consigliere Erra, e così come ho condiviso la prima parte del suo intervento, nel senso che quando si parla della sicurezza dei ragazzi, aggiungo anche quando si parla della sicurezza in generale, perché se poi fossero una struttura per gli anziani si dovrebbe pensarci lo stesso in pari misura, ma su questo penso che sia d'accordo anche lei. Francamente però non si può sentire poi la seconda parte del suo intervento, cioè bisognerebbe chiedere chiarimenti a come è stata fatta nel 2008, a chi era amministrato nel 2008, ma non è che una scuola la fatta al sindaco Bertola o l'assessore, non mi ricordo chi c'era Cinquini ai lavori pubblici all'epoca, o l'assessore Micheli, insomma abbiamocela regolata, anche perché sarebbe anche come dire che qualcuno incide sull'affidamento delle gare quando si realizza una scuola, diamocela regolata. La scuola, se è stata fatta male, e ci sarà qualcuno, qualche impresa che l'ha costruita male, e quindi gli amministratori di ieri, delle comunità maggiori di ieri, di oggi, di domani dovranno fare le cose necessarie che devono essere fatte, ma non si vada a cercare la responsabilità di quello che era a fare l'amministratore in quel momento. Era, francamente, da lei, Presidente, una caduta di stile così non me la sarei aspettata. Volevo solamente dire questo, se no altrimenti non sei neanche intervenuto. Grazie. Grazie consigliere Mancini. Allora, io qui non ho nessun altro consigliere che chiede la parola. Io, Presidente. Non la vedo, anzi se la sì, l'invito però a, se possibile, a segnarsi nella chat, che mi torna anche meglio. Prego, prego. No, niente, io invece apprezzo molto quello che ha detto lei, Presidente, e non sono assolutamente d'accordo con quanto espresso dal consigliere Mancini, perché un amministratore, secondo me, ha l'obbligo e il dovere di controllare che i lavori, che gli appalti che vengono assegnati siano adeguati e che non ci siano poi problemi strutturali sulle opere realizzate. Quindi assolutamente sono d'accordo in questo. Ci sono delle responsabilità. Se ci sono delle responsabilità, uno se le deve prendere, nel bene e nel male, questa cosa. Non è che ora l'amministrazione di ora, a quanto se ne sente dire anche durante questo consiglio comunale, è mancante di aver fatto le opere al momento giusto e che le fa ora perché siamo vicino alla campagna elettorale, oppure che le cose vengono fatte solo su segnalazione dei consiglieri di minoranza. Ben vengano le segnalazioni, è giusto, è compito del consigliere farle ed è compito dell'amministrazione in carica accoglierle e fare in modo che queste osservazioni, e laddove ci sono delle opere da eseguire, queste vengano eseguite, ma non affidandole al primo venuto. Ci sono anche delle
delle procedure che vanno rispettate e ci sono gli uffici adeguati e competenti per fare in modo che le opere vengano eseguite nel modo in cui vanno fatte, senza mettere in pericolo gli utenti dell'opera che viene realizzata. Quindi una responsabilità c'è sicuramente. Grazie Presidente. Grazie consigliere Michele. Sì, io intanto faccio già la dichiarazione di voto favorevole a questa pratica e colgo l'occasione per fare anche una proposta. Nei prossimi consigli comunali, alla prima voce comunicazioni, facciamone una sottovoce, cioè la prima facciamo comunicazioni per la campagna elettorale 2022, perché veramente, cioè, questa sera anche il sindaco ha fatto un attacco, anche mi sembra anche un po' esagerato, al consigliere Erra, perché era chiarissimo che la sua osservazione fatta sulla pandemia non riguardava certo la pandemia di per sé, ma riguardava ben altre questioni. Poi c'è stato il discorso di Mecchi, che mi è sembrato anche quello un po' anche troppo agitato, considerando il carattere di solito sonnolento degli interventi di Mecchi. Evidentemente abbiamo tutti bisogno di un po' più di calma. Poi andare a cercare quello che sia successo nel 2008, quando noi prendevamo tutti, e l'avete votata anche voi tra l'altro quella pratica lì della scuola all'epoca, però insomma andare a cercare delle cose del 2008 mi sembra un po' veramente da andare a voler per forza entrare in una zona che tutti asseriscono non esserci, cioè quella elettorale, e che poi invece tutti ci cadiamo sopra. Ecco, io eviterei questo, cercherò il più possibile di evitarlo, però non mi è piaciuto per niente l'attacco che avete fatto concentrico a Erra, perché, ripeto, era scontato, era chiarissimo che non era assolutamente sua intenzione sfruttare la pandemia per entrare nell'ordine di quella pratica lì. Comunque, vabbè, niente. Io faccio già la mia dichiarazione di voto, poi se dovessimo andare a cercare quello che avete fatto voi, cioè sono passati 10 anni, se ci sono stati degli errori, in 10 anni si correggono, e invece in 10 anni non solo non sono stati corretti, ma se ne sono stati fatti tantissimi altri che poi chiaramente nella successiva amministrazione verranno tirati fuori. Beh, insomma, prendiamoci anche ognuno le proprie responsabilità. Noi in 10 anni, quando prendemmo l'amministrazione, il signor Cristiano Ceracioli ci lasciò un debito nei confronti della Socome di 1.200.000 euro per una causa che dovemmo pagare noi, fatta da Cristiano. L'abbiamo pagata e chiuso, ma raramente ci avete sentito rinvangare cose di quel genere lì. E invece voi costantemente continuate sempre ad andare indietro, ma non di 10, perché nel 2018, nel 2008 sono passati 13 anni. Per cui, insomma, diciamolo chiaramente, allora, se vogliamo fare da ora in poi consigli comunali per la campagna elettorale, li facciamo e tutti noi schiariremo il meglio della nostra maldicenza. Se invece vogliamo fare dei consigli comunali diversi, questa qui era una pratica da approvare in 10 secondi e invece ci troviamo a discuterne per questioni che non ci riguardano, che riguardano assolutamente la pratica, per almeno 10 minuti. Comunque va bene così, io faccio già anche la dichiarazione di voto, così evito qualsiasi ulteriore discussione e sarà favorevole a questa pratica. Ragazzi, consigliere Micheli, io non ho nessun altro che mi chiede la parola, passiamo alle repliche. Nessun capogruppo chiede la replica. L'assessore ha qualcosa da aggiungere? L'assessore non ha nulla da aggiungere, il sindaco no. Passiamo alla dichiarazione di voto. C'è qualcuno che chiede la parola? Se non c'è nessuno che chiede la parola... Parlo io prima. No. Parlo io, Andrea, dai. Poi do la parola. Per prenotarvi però vi dovete mettere d'accordo. Ok, Presidente. Per comunicare il voto favorevole alla pratica del gruppo misto. Grazie. Prego, consigliere Erra. Sì,
Ora voglio fare una piccola premessa, perché qui cioè, veramente si usano dei termini poco appropriati. Il sindaco, che veramente gli è caduto veramente in basso, pensavo fosse un'altra persona, ma dopo stasera francamente la considerazione scema, perché ha sfruttato una mia osservazione, nel senso di dire il Covid ha aiutato a risparmiare, l'ha detta come io volessi dire che il Covid è stata il Bengodi, roba da persona come sei, forse, ecco, forse è quello, è il termine giusto, è quello che sei, sei quello lì. Caro Favilla, te dici vai a chiedere a questo e a quello, vai a chiedere a te quando il PD regionale, il PD di Camaiore sono entrati in Erzu e avete fatto il disastro che avete fatto. E te c'eri dentro e ora ci siete usciti dentro SEA, però ci eravate entrati voi, vagliela a chiedere perché ci eravate entrate e perché avete buttato via tutti questi soldi e perché è stato commissariato dalla regione Toscana, vagliela a dire, c'eri, vagliela a dire al PD regionale e al PD di Camaiore perché volevano l'accordo con SEA che ha fatto Cristiano Ceragioli, vagliela a dire. E ora ci uscite, ci siete usciti dopo anni e anni e anni, perché prima c'è, comunque ora non rientriamo in queste logiche. Quindi ci sarebbe da parlare e parlare, no, di queste cose qui. No, io non ho provato, ricordo, forse l'ha provato Pierucci, quel passaggio. Allora, io quello che voglio dire è questo. Le opere, la programmazione serve anche per verificare che se ci sono degli edifici pericolanti, vanno messi in sicurezza. E anche qui vi voglio dire un'altra cosa, perché siccome siete sempre quelli bravi, quando feci l'intervento sulle scuole di Camaiore, che io vi chiesi nel 2018 se esistevano pericoli per l'incolumità dei ragazzi che frequentavano quelle scuole, e Pierucci mi rispose che non c'erano assolutamente rischi, tranne poi scoprire tutti quei rischi che avevano quelle scuole. E a quella a cui avete, siccome stai parlando, dice bisogna mettere in sicurezza i ragazzi, per anni li avete tenuti lì senza ascoltare l'interrogazione che era Riccardo aveva fatto. Non l'avevo fatto sulla spinta di un ingegnere. Certamente non era materia di mia competenza, mi sono fidato di un ingegnere che mi aveva sollevato questa problematica. Me la portai a conoscenza nel dimenticatoio fino a che non si verificò. Quindi voi parlate che i bimbi vanno messi in sicurezza, ma l'avete esposti a rischi per anni. Hai capito, Favilla? E proprio te mi viene a dire queste cose? Cioè, è roba da urlo, come si dice. Quindi noi, il mio intervento, che te l'hai voluto condire, era solamente nel fatto di dire le somme urgenze vanno fatte quando è veramente una somma urgenza. Un impianto elettrico si capisce se un impianto, non è che tutto un colpo mette in pericolo perché c'è questo impianto, no, lo vedi, è costruito, è fatto male, sì, il lavoro è fatto male, i dirigenti di allora o l'ufficio tecnico di allora avrà lavorato male, perché non puoi mica imputare ad un sindaco di verificare, sono sempre gli uffici, l'ha detto anche la Gloria, ci sono gli uffici preposti, e anche allora c'erano gli uffici, forse hanno sbagliato questi uffici, quindi non è che si può imputare tutto al sindaco, no, mi sembra riduttivo. Quindi io, la mia, una piccola osservazione del dire, va bene la somma urgenza quando è veramente necessaria, quando succede quel che succede, no, quando viene un disastro, un temporale che provoca questi danni, ma queste sono opere che si possono programmare, basta fare una ricognizione trimestrale, semestrale, e ci si accorge delle problematiche che hanno gli edifici e le strutture, e si interviene senza somme urgenze, con un'attenta programmazione, ecco, tutto lì, volevo dire questo. Comunque sono favorevole. Grazie consigliere Nardelli. Sì, grazie presidente. Sono pienamente d'accordo con l'intervento del consigliere Micheli. C'è uno scritto di diritto amministrativo di qualche anno fa che contiene nel suo titolo questa espressione, ovviamente in senso ironico, dell'arte di rendere oscure le cose semplici, ovviamente con riferimento a un tema. Io direi che questa sera c'è l'arte di rendere complicate le cose semplici, perché questa pratica sarebbe potuta tranquillamente passare all'unanimità nel giro di pochi minuti, e si è voluta dare un colore politico, una veste politica
chiaramente legata alla imminente campagna elettorale che ho già sentito nominare varie svariate volte dall'inizio di questo consiglio, che secondo me non era il caso, e chiaramente questo necessariamente secondo me inciderà anche sul voto dei singoli consiglieri, perché insomma sono stati degli attacchi secondo me eccessivi per una pratica, cioè se basta una minima considerazione fatta da un consigliere di opposizione per scatenare reazioni di questo tipo, non voglio immaginare quando si arrivi a pratiche più importanti dove ci siano contestazioni più grosse da fare, dove si potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Quindi insomma chiaramente il voto non potrà, per quanto mi riguarda, essere favorevole proprio in ragione della dinamica di questa discussione che, ripeto, è stata fin troppo lunga, e proprio in ragione di questo non perdo ulteriore tempo. Grazie. Grazie consigliere Lunardelli, chiedo la parola anch'io per fare l'intervento. Allora, dichiaro già il mio voto favorevole alla pratica, e poi voglio ricordare che si sta parlando di una somma urgenza di 3.000 euro, nel senso, non è che si sta parlando di una somma urgenza di 50-60 mila euro, si sta parlando di una somma urgenza di 3.000 euro per mettere in sicurezza una scuola. Quindi ben vengono queste somme urgenze di 3.000 euro, vuol dire che poi la somma urgenza non è che viene programmata, è una cosa che deve essere fatta perché succede in quell'istante lì. Poi, non ce l'ho col consigliere, sicuramente consigliere Erra, che anzi come consigliere lo rispetto perché l'ho sempre detto, uno dei più preparati, però una cosa gliela voglio dire, perché mi ha dato un assist, ma in qualche maniera è interpellato ancora una volta. Allora, io tanto non sono mai scritto, come è stato scritto, al PDS o EDS. Io all'epoca, che si parla, se non ero, che era il 2000-2001, non ero neanche in consiglio comunale. Quindi io non potrei neanche chiederlo a nessuno. Semmai lo potrei chiedere a lei, che era un dirigente del DS o del PDS all'epoca, penso. Non era... c'ero più, caro Favilla. Domanda a Perucci che lui c'era. Nel 2001 mi sembra sì, comunque non lo so. No, assolutamente, vi ho provato 4 anni e vi ho lasciato. Vi ho conosciuto anche troppo. Comunque dichiaro appunto il mio voto favorevole. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Ha dato la parola al segretario per l'appello, abbiamo anche qui il doppio voto. Iniziamo dal sindaco Alessandro Del Dotto. Favorevole, favorevole. Boccardo Andrea. Favorevole, favorevole. Menchetti Jacopo. Menchetti Jacopo. Favorevole, favorevole. Tommasi Tamara. Favorevole, favorevole. Pedonese Federico. Favorevole, favorevole. D'Alessandro Gloria. Favorevole, favorevole. Maggi Fabrizio. Favorevole, favorevole. Dalle Luca Graziano. Favorevole, favorevole. Rombi Nicola. Favorevole, favorevole. Benedetti Angelo. Favorevole, favorevole. Gemignani Patrizia. Favorevole, favorevole. Giunta Marco. Favorevole, favorevole. Lunardelli Marco. Astenuto, favorevole. Favilla Andrea. Sì, sì. Iacomini Alberto. Faccio che avessi. Sì. Ho capito, favorevole, favorevole. Corretto. Erra Riccardo. Favorevole, favorevole. Mancini Marcello. Favorevole, favorevole. Andreini Mario. Favorevole, favorevole. Micheli Riccardo. Favorevole, favorevole. Ci sono stati 18 voti favorevoli e un astenuto. L'immediata esecutività è stata votata all'unanimità. Allora, grazie segretario. La pratica è passata con 18 voti favorevole e un astenuto, che è il consigliere Lunardelli, e mentre l'immediata eseguibilità della pratica è stata votata da tutti i consiglieri comunali. Mi sembrava consigliere Gloria D'Alessandro che mi chiedeva la parola, o sbaglio?
Stavo scrivendo in chat come mi aveva chiesto, chiedevo l'anticipazione della pratica numero 8 al punto successivo. Grazie Presidente. Bene, allora c'è qualche consigliere che è contrario all'anticipazione della pratica? Non c'è nessun consigliere che è contrario? Quindi allora posso prendere. Un attimo che sto guardando le pratiche, che l'ho qui. Un attimo. La numero 8 è la messa in sicurezza di qualificazione via Sarzanese, tratto compreso tra Cimitero di Capezzano Piano e l'intersezione con le vie Pennelle. Approvazione progetto definitivo, apposizione vincolo preordinato all'esproprio. Andrea, io Sì, prego, consigliere devo lasciare, avevo un impegno programmato, devo andare via. Arena. Ok, Buona serata. grazie consigliere. Grazie consigliere. Grazie. Quindi se non c'è nessuno che è contrario, lo prenderei per buono. Quindi passerei alla pratica numero 8. Illustra la pratica il consigliere, l'assessore Ferrucci. Sì, allora, intanto voglio ringraziare i capigruppo che sono stati disponibili perché di fatto quando è stato stilato l'ordine del giorno c'era ancora la pratica un pochino incompleta, insomma mi è stata data la disponibilità di anticipare questa pratica e quindi li ringrazio tutti per la loro disponibilità. Altrimenti avremmo dovuto fare velocemente un altro consiglio comunale, chiaramente per una sola pratica, quindi, insomma, ringrazio tutti. Detto questo, la pratica è abbastanza non semplice, però insomma, si può spiegare in poche parole. Noi siamo in presenza della messa in sicurezza della via Sarzanese. Si sono resi necessari dei piccoli espropri, numerosi piccoli espropri nella messa in sicurezza di questa strada. Tendenzialmente sono tutti espropri che non creano problemi con i proprietari, perché addirittura sono al di fuori delle resedi recintate, praticamente sono già a margine della strada questi spazi, tranne solo due casi con i quali abbiamo già parlato con i proprietari, diciamo l'esproprio è condiviso perché insomma abbiamo condiviso con loro chiaramente lo spazio necessario. Perché stasera veniamo in consiglio comunale per apporre il vincolo preordinato all'esproprio e definiamo l'utilità pubblica di quegli spazi? Perché il regolamento urbanistico praticamente lo prevede con una norma la possibilità chiaramente di realizzare questo intervento e non in modo cartografico. Pertanto era nata un'incertezza solo legata all'esproprio, cioè se il vincolo preordinato di fatto ci fosse come nel caso di previsioni cartografiche, oppure in presenza di previsioni normative questo vincolo non ci fosse. Il tema non era chiaro. Per maggiore sicurezza, abbiamo preferito fare questo passaggio in Consiglio Comunale, dove in sostanza, precisiamo l'interesse pubblico di quegli spazi e poniamo il vincolo preordinato all'esproprio. Quindi direi che è una pratica che io ho portato in Consiglio Comunale per, un elemento di incertezza che ci poteva essere su questo tema. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo alla discussione. Allora, nel frattempo il consigliere Michele Riccardi è uscito, lo dico al segretario. Allora, avete qualche consigliere che chiede la parola? Se vedo che non c'è nessun consigliere che chiede la parola, quindi passerei direttamente alle dichiarazioni di voto, a meno che il sindaco voglia intervenire. Passiamo alle dichiarazioni di voto. C'è qualche consigliere che chiede la parola? Non c'è nessun consigliere che chiede la parola, mi sembra. Quindi mettiamo in approvazione la pratica. C'è credibilità di eseguibilità della pratica? Penso di sì. Quindi abbiamo il doppio voto. Sì. Abbiamo il doppio voto sulla pratica. Prego, segretario. Del dottor Alessandro. Sì.
Favorevole, favorevole. Boccardo Andrea. Favorevole, favorevole. Menti Jacopo. Favorevole, favorevole. Tommasi Tamara. Favorevole, favorevole. Fidonese Federico. Favorevole, favorevole. D'Alessandro Gloria. Favorevole, favorevole. Maggio Fabrizio. Favorevole, favorevole. Dale Luca Graziano. Favorevole, favorevole. Robby Nicola. Favorevole, favorevole. Benedetti Angelo. Favorevole, favorevole. Gimignani Patrizia. Favorevole, favorevole. Giunta Marco. Favorevole, favorevole. Nardelli Marco. Favorevole, favorevole. Favilla Andrea. Sì, sì. Jacomini Alberto. Sai che mi manca? Favorevole, favorevole. Paolo, mi manca la cartina fuori. Dovrebbe essere lì. Favorevole, favorevole. Andreini Mario. Favorevole, favorevole. E consigliere Michele è fuori, ok. Quindi ci sono stati 17 voti favorevoli. Grazie, 17 voti favorevoli sia per l'eseguibilità che per la pratica, giusto segretario? Sì, sì. Passiamo al punto numero 6. Scusi. Sì. Io dovevo uscire. Ok. Allora, buonasera a tutti, buona serata. Ciao. Buona serata. Arrivederci. Anche il consigliere Giammetti è uscito. Rete Ambiente SPA modifica lo statuto della società. E illustra la pratica l'assessore Leo Simone. Buonasera a tutti. La pratica che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale ha ad oggetto alcune modifiche allo Statuto di Rete Ambiente. Ora, non si tratta di modifiche di grande momento, diciamo così, nel senso che se le avete viste sono tutte conseguenti a modifiche che ha subito la legge di riferimento. L'unica modifica che a mio giudizio è degna di nota perché ha un riflesso di carattere politico è quella contenuta al punto 3.7, dove si specifica che le società operative locali, quindi quelle che gestiscono il servizio sui territori, possono avere sia la forma della SPA sia quella della SRL, perché questo tipo di modifica consente di avere nella amministrazione della società la possibilità di scegliere fra la forma monocratica dell'amministratore unico e quella del consiglio di amministrazione. E noi su questo avevamo insistito molto insieme ad altri comuni, perché società operative locali che però sono molto grosse e servono un territorio fatto da tanti comuni, a volte può essere opportuno che non vengano amministrate da una sola persona, ma che ci sia una rappresentanza territoriale un pochino più articolata a tutela degli interessi dei vari territori coinvolti. E quindi questa modifica statutaria apre, diciamo, la possibilità che poi si scelga anche una forma collegiale di amministrazione della società operativa locale. Per il resto, ripeto, sono modifiche, insomma, se le avete viste, conseguenti alle modifiche che ha subito la legislazione di riferimento. Grazie, assessore. Qualcuno che chiede la parola? Esce anche il consigliere Lunardelli. Qualcuno che chiede la parola? Se non c'è nessuno che chiede la parola, passiamo alle dichiarazioni di voto. Al sindaco, non so se vuole intervenire. La dichiarazione di voto.
Prego, assessore Gloria, consigliere Gloria. Prima mi ha chiamato presidente della commissione e non ero più, non sono più presidente, ma la presidentessa è Silvia Renzi. E assessore neanche. Grazie lo stesso, presidente, apprezzo quello che dice. E comunque il voto del Partito Democratico è favorevole. Grazie al consigliere D'Alessandro. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Bene, chiedo do la parola. Gloria, il microfono aperto. Do la parola al segretario per l'appello. Del dottor Alessandro. Favorevole. Boccardo Andrea. Favorevole. Menchetti Jacopo. Presidente, scusi, io devo uscire, devo scappare, abbia pazienza. Sì, perfetto, dicevo, scusate, nell'immediata eseguità della paglia, quindi bisogna ripartire da capo. Sì, dicevo, presidente, io devo scappare, ho un'urgenza. Bene, grazie. Buonasera. Quindi ricomincio da del dottor Alessandro. Favorevole. Boccardo Andrea. E favorevole. Favorevole, favorevole. Menchetti Jacopo. Favorevole, favorevole. Tommasi Tamara. Favorevole, favorevole. Quello quanto è il ministro Alessandro? Favorevole, favorevole. D'Alessandro Gloria. Favorevole, favorevole. Maggi Fabrizio. Favorevole, favorevole. Dalle Luca Graziano. Favorevole, favorevole. Robbi Nicola. Favorevole, favorevole. Geminiani Patrizia. Favorevole, favorevole. Giunta Marco. Favorevole, favorevole. Favilla Andrea. Contrario, contrario. Giacomini Alberto è presente? No. Andreini Mario. Favorevole, favorevole. I votanti sono stati 13, 12 favorevoli all'approvazione della pratica, 1 contrario. La immunità d'esclusività è stata votata da 12 consiglieri con il voto non favorevole da parte di uno. Grazie, la pratica quindi è passata con 12 voti favorevoli e uno contrario, lo stesso limite eseguita. Passiamo all'ordine del giorno, che in realtà è una mozione. Presidente, scusi, chi è che ha votato per la non immediata eseguibilità? Io sono stato io. Ah. Dicevo, do la parola al sindaco, che ha 3 minuti per presentare la mozione. Sì, grazie presidente. Allora, questo ordine del giorno in realtà arriva all'attenzione del Consiglio Comunale in seguito a una richiesta istruttoria, scusate, di Rete Ambiente, che ci chiedeva di autorizzare andare in assemblea dei soci e votare una serie di operazioni. Sente malissimo il presidente del consiglio, c'ha il microfono attivato. Le sue dotazioni contrattuali di esercizio di Livorno Sonora, non si capisce niente. In più ci chiede ovviamente di esprimerci anche sulla ipotesi di inserzione del trattamento attraverso la fusione di Sei Ambiente ed Erzo. Perché si propone questo ordine del giorno? Perché da un punto di vista istanto tecnico in questo momento non ci sono gli atti tecnicamente presupposti per consentire sia Andrea, chiudi il microfono in modo corretto. Si parla ovviamente di un tema che è quello della mancanza
di un piano industriale aggiornato, aggiornato anche ai bilanci delle due aziende che saranno oggetto di fusione. Nelle intenzioni di legge ambiente e ipoteticamente anche nelle intenzioni politiche che potremmo esprimere, ma in questo momento, come dire, non è chiaro il quadro economico finanziario in cui si andrebbe a realizzare questa fusione. Oltretutto ci sono una serie di previsioni ormai in completa distonia con gli indirizzi che questa amministrazione ha manifestato nel tempo. Uno su tutti, il fatto che nella proposta di piano industriale si citi la nascita di un centro di raccolta al magazzino, che tutti ben sappiamo essere un'ipotesi ormai accantonata e semmai diretta verso altre localizzazioni che comunque serviranno di dom, ma che non sono assolutamente prossime a quella del magazzino. Per tutta una serie di ragioni, quindi il Comune non ha i presupposti tecnici, ma non per questo vuole mancare di esprimere il proprio punto di vista. Per farlo, con questo ordine del giorno si chiede di poter andare all'Assemblea Soci di Ambiente, che si terrà il 29 di novembre, e poter chiedere in quella sede un rinvio ai fini di ottenere poi atti tecnicamente discutibili da un Consiglio Comunale in modo serio e come si deve tra l'altro agli amministratori del Comune di Camaiore, ma direi di tutta la Versilia. E poi anche per ovviamente avere chiaro il percorso, perché, ripeto, una serie di contenuti di quei piani tutt'oggi sono in completa distonia, tra l'altro, con le intenzioni della nostra comunità. Mi taccio e resto a disposizione per chiarimenti da parte dei presidenti. Sì, allora, in realtà lei può solo intervenire come sindaco, quindi ha la facoltà, perché ha parlato come relatore della pratica, quindi può fare anche l'intervento come. Allora, ho chiesto io la parola. Vabbè, io sono contrario, chiaramente, perché sono totalmente contrario alla fusione di SEA e di ERCE. Siamo usciti da SEA, siamo andati in ERCE e sinceramente abbiamo visto dei miglioramenti. Però ecco, detto questo, e quindi dal mio punto di vista è un grosso sbaglio, perché il piccolo è bello, il grande è male, secondo me. La dimostrazione abbiamo visto con Gaia, abbiamo visto poi dopo le tariffe diventano quasi più ingestibili. Però detto questo, riconosco anche lo sforzo da parte del sindaco e di questa amministrazione, dal loro punto di vista, di cercare di fare il meglio possibile per la comunità. Loro hanno l'idea che dal loro punto di vista è positiva una gestione unica di tutto, o siamo anche costretti, insomma, questa gestione unica dei rifiuti, cercano di fare il meglio possibile per gli interessi della comunità in quelle circostanze che ci sono. Per me, io continuerei a fare una battaglia per cercare di rimanere, rimanere da soli, visto che oggettivamente, secondo me, abbiamo vinto all'otto quando ci siamo staccati, abbiamo avuto un grosso coraggio e è stato un po' un fiore all'occhiello di questa amministrazione, uscire da staccarsi da SEA e entrare in ERCE, e il rischio che vede è quello di pentirci, come secondo me non dirà mai nessuno, tutti sono pentiti, perché siamo entrati in Gaia e così così anche il resto, come non me ne voglia il sindaco, l'Unione dei Comuni, Comunità Montana, come ogni volta hanno cambiato nome, è stato un fallimento, se non un aumento di burocrazia per il cittadino. Comunque il mio voto comunque rimane contrario, pur apprezzando lo sforzo che fa l'amministrazione per cercare di migliorare il migliorabile. Impossibile, via, quello che è possibile. Prego, consigliere Menchetti. Grazie Presidente. Aggiungo per cercare che certi processi si facciano bene, perché questo atto ci indica questo, ci indica che rispetto a una macchina che è partita e a un modello organizzativo che va verso la definizione di una società operativa locale per lo svolgimento del servizio, ci debbano essere nei confronti di chi questo servizio lo riceve, di chi lo rappresenta, quindi dei comuni e delle comunità, alcuni elementi di garanzia. E mi dispiace molto che questa
questo ordine del giorno non sia considerato, non sia discusso insieme anche alle minoranze, perché su questo terreno bisogna ritrovarci rispetto sia delle scelte coraggiose che ha fatto questa amministrazione rispetto alle qualità del servizio, al modello di governance anche della nostra società dell'aggregazione che è rappresentata da Rieti Ambiente, e l'ordine del giorno in questione elenca punto su punto quali devono essere per noi le condizioni alle quali si deve operare una fusione e si debba pervenire alla realizzazione di una società unica che gestisca il servizio per i nostri comuni della Versilia. Non è un atto scontato, è un atto che non si è visto altrove e che garantisce anche per gli altri la correttezza di un procedimento e la garanzia per in tutti i cittadini della Versilia che le cose si facciano bene secondo degli impegni presi, facendo sì che quello che si genera sia un soggetto interamente pubblico e non un ibrido uscito dalla porta e che rientra dalla finestra, e si danno a questo consiglio comunale e anche agli altri della Versilia i margini per fare in modo che l'operazione che si prepara sia un'operazione che avviene nei tempi giusti, che dà il giusto periodo di, come dire, maturazione a delle scelte importanti che la nostra amministrazione ha fatto e che non sarebbero possibili, non sarebbe possibile contraddire o perlomeno smentire attraverso delle accelerazioni che non sono compatibili con il percorso che ci siamo dati. E a questo punto convintamente preparo anche la dichiarazione di voto da parte del gruppo del Partito Democratico. Siamo a approvare questo ordine del giorno, augurandoci anche che possa produrre degli effetti nelle comunità a noi vicine, con la speranza, e chiudo davvero, che non ci sia bisogno di ridirle un'altra volta queste condizioni, che sono ineliminabili per arrivare alla conclusione di un processo come questo. Grazie consigliere Menchetti. Prima di dare la parola al consigliere Pietonese che mi chiede la parola, e nomino come scrutatore in sostituzione del consigliere Erra e consigliere Mario Andreini. Grazie Presidente. Sì, due parole semplicemente per riportarmi a quello che ha già ampiamente detto il Sindaco e il consigliere Jacopo Menchetti. È chiaro, prima di arrivare a una fusione fra società comunque che gestiscono il ciclo dei rifiuti, non si fanno fusioni a scatola chiusa, quindi assolutamente prima di arrivare a un processo che faccia nascere una società, un ente che raccolga le altre società, si deve analizzare tutta una serie di dati, di elementi, tali per cui prima di accettare o quindi comunque approvare una fusione del genere, si devono avere delle certezze, certezze che allo stato attuale non ci sono. Quindi è bene che questa mozione sicuramente venga approvata in tal senso. E dispiace, mi rimetto anche a quello che ha detto poco fa il consigliere Menchetti, dispiace che stasera, vedendo dagli schermi, siamo rimasti noi soli consiglieri di maggioranza. Ripeto, con questa mozione andiamo a affrontare anche una serie di problematiche che sono venute fuori, che parlava il sindaco, proprio ad esempio il famoso centro di raccolta del magazzino, quindi di gestione del magazzino che comunque serviva tutto l'Ido di Camaiore. Credo che queste siano le sedi opportune per affrontare queste problematiche e sinceramente trovo un po' antipatico, per dirla così, che proprio per affrontare questo argomento all'ordine del giorno siamo rimasti in quattro gatti, si direbbe, noi della maggioranza. Quindi comunque, per anticipare la dichiarazione di voto, favorevole alla mozione presentata dal sindaco. Grazie Presidente. Allora, io non avrei più nessun altro consigliere che mi chiede la parola. Ora, essendo una mozione, segretario, come può andare bene il voto palese oppure chiede l'appello nominale? Che è successo? Non c'è una particolare differenza. Aspetti un attimo, segretario, che c'era dal sito che mi ha alzato la mano, non l'avevo visto. Prego, sindaco.
Allora, no, a ricognizione un po' di quello che veniva detto anche in discussione dai consiglieri. Va detto che noi politicamente abbiamo anche caldeggiato una visione unitaria della Versilia sulla gestione dei rifiuti, no? Però questo non significa farlo a tutti i costi. Io in questo senso, con questo intervento, non miro a parlare soltanto a questo consiglio comunale, ma penso di dover parlare a tutti i consigli comunali della Versilia, se non a tutti quelli di Rete Ambiente. Perché ci sono dei limiti, dei limiti che non sono soltanto le regole, ma ci sono anche dei limiti di valutazioni che vanno ovviamente garantiti alla politica e agli amministratori per fare le scelte migliori. Tra questi limiti c'è quello del dovere di dare agli amministratori tutto quello che serve loro per prendere la decisione più giusta nei confronti della propria comunità e dei propri amministrati. E purtroppo non è questa la vicenda in cui ciò si è realizzato. Per una precisa responsabilità di carattere politico, ma anche amministrativo e in questo caso anche professionale, di coloro che lavorano all'interno di Rete Ambiente. Perché se non si danno informazioni, no, si omettono informazioni, o si omette di dare informazioni aggiornate e corrette, rischiamo di fare la scelta sbagliata. In questa avventura qualcuno ovviamente ha deciso di andare comunque in consiglio comunale. Ovviamente ogni comunità è amministrata da soggetti che si prendono le loro responsabilità. Noi non è che non ci vogliamo prendere le responsabilità, ma ce le vorremmo prendere con cognizione di causa, perché si fa un'operazione che è un'operazione storica, un'operazione che può avere dei risultati importanti. Ma farla con degli atti che ci dicono che facciamo la fusione tra due società, di cui la SEA Ambiente è una società che è in perdita costante ogni anno di 500.000 euro, mi dovete dire come si può venire in questo Consiglio Comunale e dire che è un'operazione di vantaggio. Allora, se invece è vero che le semestrali di cassa registrano dei miglioramenti, siccome quegli atti sono atti vecchi e da aggiornare, si aggiornano e ce li danno aggiornati e forse torniamo in questo Consiglio Comunale a discuterne intanto, a poterne discutere. Ma siccome sappiamo che questi atti non sono aggiornati e ci dicono tra l'altro che la prospettiva che andremo a sposare è deteriore rispetto al panorama attuale, ditemi con che coscienza la politica dovrebbe approvare queste scelte, pur volendo con forza ragionare di un panorama di servizi che deve necessariamente adeguarsi a delle economie di scala che possono dare dei risultati positivi nei servizi quotidiani che diamo ai cittadini. Io lo dico con un po' di trasporti di passione perché sappiamo che insieme a tutti voi amministratori, ma insieme anche a una grandissima parte della comunità, siamo stati protagonisti di un cambiamento epocale. Per essere protagonisti di un altro cambiamento epocale, ovviamente c'è bisogno di avere la stessa forza, ma di dimostrare anche la stessa competenza. E questo non solo da parte nostra, ma da parte soprattutto di Rete Ambiente, che sono all'altro. Grazie, sindaco. Non avrei nessun altro consigliere che chiede la parola. Quindi, segretario, perché se preferisce l'appello nominale, facciamo Veloce appello l'appello nominale, preferisco meglio le presenze. nominale. Non la sento. Dicevo, preferisco fare Non, segretario, non la sentiamo. Segretario? Ah. Sentite? Scusi, presidente, presidente. Bene, ora la sento, prego. Posso fare una No, guarda. Ah, Ormai no, no, siamo. no. Grazie. Pensavo se fosse una Ho chiuso. Prego, Sì, preferisco segretario. fare un veloce appello nominale perché verifico meglio le presenze. Quindi comincio Bene. da Alessandro. Non sento, io non sento niente. Presente. Cioè, sì. Sì, no, ok. Allora, scusate, non ho capito se è un appello nominale o se è una votazione. Preferisce fare l'appello No, nominale? Cioè, per appello no, nominale la votazione. no. Allora, scusate, volevo fare la votazione per appello nominale per verificare. Quindi, del dottor Alessandro, la votazione. Favorevole. Boccardo Andrea. Menchetti Favorevole. Jacopo. Favorevole. Tommasi Tamara. Favorevole. Petronesi Federico, Favorevole. D'Alessandro Gloria, Maggi Favorevole. Fabrizio, Favorevole. Rombi Nicola, Favorevole.
Gemignani Patrizia. Favorevole. Giunta Marco. Favorevole. Favilla Andrea. No. Favilla Andrea, no. Andreini Mario. Favorevole. Quindi se ho chiamato tutti, sono tre votare. Devi votare anch'io oppure no? Posso votare io? Non ho capito chi è che sta parlando. Sono Dale Luca. Posso votare o no? Posso. Certo, chiedo scusa, prego. Favorevole e favorevole. Se da... Bene, confermo 12 voti favorevoli e un contrario. 13 votanti. Allora, la pratica è passata con 12 voti favorevoli e un voto contrario. Quindi il Consiglio Comunale sarebbe concluso, però prima di concludere c'ho da fare due comunicazioni ai consiglieri comunali. Allora, molto probabilmente sarà necessario fare un Consiglio Comunale tra il 27 di dicembre e il 31 di dicembre. Quindi mi raccomando, non prendete impegni. Probabilmente sarà fatto... lo so, ma c'è il bilancio, bisogna esserci per forza. Tra il 26, probabilmente sarà tra il 27 e il 28 di... Facciamolo in presenza, Presidente, eh? Vediamo di un fasta... Tra il 27 e il 28, probabilmente le date saranno il 27 e il 28 di dicembre. Poi, molto probabilmente, nel mese di gennaio ci sarà la votazione del piano operativo. Probabilmente ci sarà nel mese di gennaio la votazione del piano operativo tra la settimana dal 10 al 15 di gennaio, dove sarà necessario fare due o tre consigli comunali. Quindi in quella data e quella settimana lì, tra il 10 e il 15 di gennaio, mi raccomando, non prendete impegni. Ok? Grazie. Buonanotte a tutti. Presidente, ma non si può fare prima del 27 consiglio? Non si può fare prima perché la pratica è stata approvata in giunta il 24, ci vuole un mese e quindi per forza va fatto così. Vabbè, mi collegherò da dove sarò, se possibile. Grazie, arrivederci a tutti.